Potrei partire dicendo, riferendomi a una frase che mi ha sempre colpito, di uno scrittore austriaco, Sebald, che dice che ricavare effetti estetici dalle rovine è un alibi imperdonabile. E questa citazione, che evidentemente può essere soggetta a mille interpretazioni, nel mio caso, da persona che è nata a Palermo, che si è formata in un luogo di rovina, segna, come dire, anche una distanza che, diciamo, la crisalide formale entro cui io vedo quello che faccio dal punto di vista artistico, quello che ho fatto. Nello stesso tempo segna anche un rapporto con quella che io chiamo una mia caratteristica, ma potrebbe essere considerata quasi un'anomalia, cioè il fatto che io nella mia vita, invece di escludere, come si fa progressivamente, no? Le pulsioni diverse che ti viene voglia di frequentare, non so, quindi la letteratura, il cinema, il teatro, io le ho incluse e ho incluso tutto a un certo punto, fino a una specie di forma di poligrafia. È evidente che le due principali attività, quella del cinema e quella della letteratura, possono avere un rapporto. E mi sembra di poter dire che oggi ce l'abbiano nel fatto che, a mio parere, soprattutto in Italia, ma non solo, dopo una certa stagione che è stata la stagione d'oro del cinema, quindi il neorealismo, la stagione fondante dei padri fondatori, De Sica, Rossellini, Visconti, è emersa, ma è stato proprio Visconti, tra l'altro, che in maniera fraintesa si considera ancora come un capostipite del neorealismo. In realtà è l'uomo che disintegra la forma neorealista in La terra trema. E ancora di più dopo, dove viene fuori sempre di più il romanzo. E proprio Visconti, in qualche modo, è la cellula attraverso cui nel neorealismo arriva il virus del romanzesco, della deriva del romanzo. E mi sembra che sia, pur essendo una corrente minoritaria del cinema, quella a cui io appartengo. Cioè un cinema che non ha quindi disdegno della realtà, perché il romanzesco non è il contrario della realtà, è una forma che imbriglia la realtà in un certo modo, e ne fa, e ne dà voce in un certo modo. Non ha niente di, non ha nessuna caratteristica o velleità di affermare delle ragioni o dei torti. Questa è la grande libertà del romanzo. Il romanzo non è predicatorio, e in questo senso contiene anche la possibilità di ospitare quello che non si è ancora rivelato, quello che è invisibile, quello che ancora non si è mostrato. Per questo è interessante oggi, dove la realtà ha qualcosa di sfuggente, a volte tanto più è conclamata e ovvia, appunto come nel caso, per esempio, del sud di Palermo, della Sicilia. E quindi i miei film, sì, hanno un rapporto con la Sicilia, l'hanno avuto tematicamente in alcuni casi, come appunto il mio film sull'autore del Gattopardo, Giuseppe Tomasi Lampedusa, ma in generale mi sono trovato sempre di fronte a degli spettatori che mi dicono: non sembri siciliano. E mi sono chiesto cosa volesse dire questa constatazione. Probabilmente è il non essere apparentabile in uno dei codici prevalenti, anche diciamo nella storia,
che la Sicilia ha declinato attraverso la fotografia, no? Si impone un certo tipo di sguardo, il reportage di tipo Cartier-Bresson, no? Forse questo cinema invece romanzesco ha delle caratteristiche che ancora sono spurie, che non sono identificabili. E dall'altra c'è il fatto che io ho sempre mantenuto il rapporto con, come dicevo prima, con gli altri, con altre forme di racconto. Nel caso del mio ultimo film, io ho scritto prima un romanzo e, estremo azzardo, ne ho tratto dopo un film. Nel farlo, evidentemente, è come se avessi percorso due strade. Cioè, in una, nel romanzo, non avevo esaurito tutto quello che volevo dire su quell'argomento. Il cinema mi ha consentito di esaurire di quell'argomento una caratteristica che nella letteratura non è consumabile, cioè è la storia di due gemelli e il cinema evidentemente ti consente di perlustrare la somiglianza di due persone in un modo ancora più ambiguo, e attraverso l'attore, attraverso quell'aspetto demoniaco che ha l'attore. E quindi è come se mi avesse aperto proprio a un significato diverso. Quindi da questo punto di vista, non che non sia accaduto, è accaduto altre volte, basta pensare a Pasolini che ha fatto a Cattone, poi ha fatto un film, no? Ha scritto prima Ragazzi di vita e poi ha fatto il film. Cioè questo azzardo è un azzardo che si può continuare a fare, ma si può continuare a fare a condizione che tu abbia voglia di scoprire qualcosa di diverso da quello che hai già fatto.